Beh, il nostro paese ha pagato caro le sanzioni verso la Russia. Pensiamo ai trentini, ai produttori di frutta fresca, alle mele che avevano un grosso mercato verso la Russia, che si è visto sostanzialmente paralizzato, così per latticini o carni o verdure, eccetera. E i rapporti con la Russia sono determinanti sul fronte economico, sul fronte energetico, per quanto importiamo, sul fronte della sicurezza, perché diciamo, l'Europa con la Russia riescono a contrastare anche il fenomeno del terrorismo, che ormai è diventato organizzazione statuale nell'area siriana e irachena. Gli americani hanno una tendenza a isolare l'Europa dalla Russia, hanno preoccupazioni per questo mercato importante, per questa diciamo, superpotenza. L'Italia e l'Europa invece hanno tutto l'interesse a avere una Russia dalla loro parte, una Russia come partner, una Russia come diciamo, rapporti diretti e quotidiani. Come parlamentari di ampio spettro, io ho dato un po' l'iniziativa, però dal PD a Sella, 5 Stelle fino a Forza Italia e tutto il gruppo della Lega hanno aderito a questa diciamo, associazione interparlamentare. La presenteremo all'ambasciatore russo, nascerà un gruppo nel Parlamento russo e inizieremo a tenere buoni rapporti diplomatici tra legislativi che però poi condizioneranno anche i rispettivi governi, sperando che questo aiuti molto i rapporti commerciali, strategici, energetici fra i nostri due paesi. Interesse reciproco.